Parliamo di questa rigenerazione del territorio, Una no? Perché rigenerazione urbana. è urbana, Una legge perché regionale a arriva. Frascati è tutto un cantiere, a Tuscolano è tutto un cantiere. Sono venuto qui, lì a Roseto, appena entri, sta strada sulla sinistra è un cantiere pure lì, ma le strade sono sempre quelle. Pure bucate, parecchio. Ah, poi sono passato a Via del Tuscolo. C'è sta il cartello, no? Strada dissestata. Cazzo, cazzo, ma aggiustatela, no? Ma che me ci metti il cartello? Ma che Intanto me. ti avvisano così se ti Ah, becchi una rota ho vicino all'auto capito, dentro di non entrarci. ma. Ma io ho fatto la foto, ci metto la data, vediamo quanto sta sto cartello. Allora, Guarda, tocchi uno dei punti Ermattone, dolenti. Io qui me l'ho fatto un elenco di una Ermattone. miriade di cose, ma adesso magari ci torniamo nei prossimi giorni con un po' più di. Perché, ripeto, da metà di agosto a oggi sono successe tantissime cose. Comunque, il cemento continua a essere l'argomento centrale e si sta puntando, a mio avviso, proprio al massimo, nel senso che con questa barzelletta della rigenerazione urbana, io la definisco tale, c'è stata convocata una commissione urbanistica che credo sia iniziata un paio di settimane fa, e forse giovedì c'è stata la seconda riunione aggiornata, nella quale sono stati portati dentro tutta una serie di punti. C'erano anche le perimetrazioni, che è un altro argomento molto scottante, sulle quali sembra che la Giunta Andreotti non voglia andare avanti, poi diremo anche il perché eventualmente. Ma il discorso di fondo è che, partendo da una mozione che aveva fatto proprio la città al governo, guarda caso, approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale, che evidentemente qualcuno non ha ben letto quando è stata portata in Consiglio tempo fa, e assommando tutta un'altra serie di iniziative che, diciamo, tendevano a in qualche maniera annullare gli effetti della delibera 41-2015, quella che il famigerato sindaco Fontana aveva fatto approvare per fare le infrastrutture, i servizi, le strade, i marciapiedi e quant'altro, soprattutto in tutto questo quadrante di Pratone e zone vicine, e che è stata completamente accantonata dal sindaco Andreotti appena si è insediato. Dicevo, c'è un movimento in atto che tende, con la scusa di fare una nuova pianificazione urbanistica, ora sotto il nome di rigenerazione urbana, praticamente a dare attuazione alle ultime zone di completamento che il PRG vigente, che è del 68, approvato nel 72, ancora, diciamo, prevede. Quindi, di fatto, dove ancora si potrà costruire, si sta andando a fare questo. C'è un documento molto interessante, se vuoi poi te lo mando, se vuoi pubblicarlo insieme all'intervista che ha sottoscritto il dirigente dell'urbanistica, ha presentato nell'ultima commissione urbanistica che ti dicevo, che con tutta questa storia della rigenerazione urbana fa un elenco di tutte le cose che dovrebbero essere fatte da questa amministrazione. E lì ti vengono i brividi, perché ricorda anche che c'era la delibera di consiglio 41-2015 che prevedeva tutte le infrastrutture e i servizi necessari a questa città, che il sindaco Fontana voleva fortemente e che invece, guarda caso, proprio la città al governo all'epoca osteggiava fortemente, raccogliendoci sopra pure 1.000 firme contro, perché evidentemente la città al governo non voleva che si facessero i servizi e le opere infrastrutturali per Grottaferrata, ovviamente con un sistema che poteva anche essere discusso, ma che a avviso del sottoscritto, ne abbiamo parlato tante volte, era quello di dire chiamiamo i costruttori, facciamo sedere a un tavolo, tanto metterci conto e farci la lotta non ha nessuna possibilità di vittoria, chiediamogli una riduzione di cubatura, chiediamogli di sottoscrivere un contratto che dice a ogni centimetro quadrato di casa che fai, mi fai un altrettanto centimetro quadrato di opere pubbliche, reali e vere, non fittizie, Magari prima, e non mi dare, magari anche prima, prima e non e non dopo. mi dare indietro le solite aree che poi il comune si deve gestire e governare e non ha le risorse per farlo. Questo era lo strumento, c'era una rete viaria che ho presentato con te più volte su questi schermi, dove praticamente tutta la parte, diciamo, a presente il Forno Valentino, tutta la sinistra di quella parte del Forno Valentino prevedeva una serie di rotatorie, strade e quant'altro, che forse avrebbero risolto, non so se definitivamente, ma comunque in qualche modo, quello che è lo scempio di oggi. Ci sono articoli di stampa, lettere di cittadini che dicono che se ne andranno a Grottaferrata perché non ce la fanno più la mattina a uscire, a mettersi a via di Rocca di Papa, a via del Pratone, e spengere la macchina e stare lì mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora, che è una cosa assolutamente assurda. Ma evidentemente tutto questo alla città al governo, al sindaco, ai consiglieri che hanno firmato questo documento, non interessa, bensì andranno avanti con questa storiella della rigenerazione urbana che tutta quanta ruota, forse, forse, sulla ripresa del famoso snodo di Squarciarelli. Tu ti ricorderai che Sì, esisteva questo sì. progetto di questa variante che doveva sbucare sulla Ragnina, che è stata accantonata niente poco di meno che dall'assessore Zaratti, rifondarolo comunista, il quale ha pensato bene, prima ha promesso al comune di Grottaferrata che l'avrebbe sostenuta, stanziando anche 3 milioni di euro per portarla a conclusione, in cambio di tutte le reti fognarie che si sono portate su Grottaferrata. Ricordi quest'altra cosa? Tutta, diciamo, la cacca, tra virgolette, di certi paesi è stata scaricata sul depuratore di Grottaferrata,
che è stato ampliato più di quello che serviva, in cambio si doveva fare lo snodo Squarcinelli. Lo snodo Squarcinelli non si è più fatto, adesso pare che stia ricicciando questa questione, ma non possiamo pensare che riprendere lo snodo Squarcinelli risolverebbe tutti i problemi di infrastrutture, reti viarie, marciapiedi, illuminazione, fognature e quant'altro di Grotta Ferrata. Il problema è che se non si va a una concertazione dove il Comune ha una posizione netta e forte verso i costruttori, non si arriverà mai a nulla, ecco, perché tu... il costruttore sai che fa? Ti firma la convenzione, ti paga gli oneri di urbanizzazione, dopodiché ti lascia dei terreni e ti saluta, e le strade le devi fare. Oh, ma tu prima hai detto no. Il Comune, scusa, le risorse per fare queste cose. Prima hai detto no, è inutile fare la guerra ai costruttori, ma la forza dei costruttori quale? La forza dei costruttori innanzitutto mi sembra pleonastico, è economica. Perché? Perché il Comune poi se imbraccia un contenzioso deve pagare avvocati, cause, eccetera, eccetera, eccetera. E spesso e volentieri, essendoci una previsione edificatoria nelle zone di completamento attuali, che ripeto risale al 72, il Comune non può arrivare a dire no, da oggi abbiamo scherzato, tu non costruisci più. Perché questa, perché? Questa è l'altra ipocrisia. Ma di se quelli del 72 hanno fatto una fregnaccia. Esatto, l'hanno fatta, ma è anche vero che nel 72 c'erano, era il 2019. E ho capito, però oggi... Ma non sono solo loro che hanno fatto la fregnaccia, sono tutti quelli che sono venuti a seguire, che non hanno mai detto, come ha detto la Giunta Fontana, adesso io non voglio rivendicare a me chissà quale scoperta di Pico della Mirandola, ma noi abbiamo semplicemente attuato l'articolo 11 della legge 241 del 90, che esisteva dal 90, che prevede accordi di programmazione con il privato. Ma accordi veri, non finti, non tu che dai la licenza per costruire, ti incassi gli oneri di urbanizzazione e poi le salute sono. Scusa un attimo, no, io domani vado a far sindaco, sì, e dico nel programma elettorale non si costruisce più, allora, un metro quadro. Lo puoi fare. E poi dopo che faccio? Allora, da contenzioso? Allora, tu hai atti una delibera, la puoi chiamare salvaguardia, quello che te pare, come fai un nuovo PRG. Ma no, del buon senso, non ci si capa più qua. Il buon senso poi deve camminare sugli atti, procedimenti amministrativi, che come tu ben sai possono essere impugnati presso gli organi giurisdizionali. Quindi intanto un PRG nuovo dura 5, 6, 7 anni prima che va a compimento. Ricordiamoci questo. E nel frattempo i problemi esplodono e continuano, perché comunque sono stati sottovalutati per 20, 30, 40 anni. Ma il secondo punto è, il Comune è per me, e lo era per tutta la nostra amministrazione, tecnicamente perdente su queste battaglie. Allora, anziché fare le lotte contro i mulini a vento e parliamo di cemento zero, tutto zero, non d'accordo però che mi metto in tasca dei vantaggi personali, e lo dico tranquillamente, ma d'accordo affinché la tangente che il costruttore doveva pagare, e sottolineo tangente in senso... Tangente pubblica, era la tangente pubblica con le opere pubbliche per la città, che erano di interesse di tutti. Io questo vorrei vedere, perché se dentro la rigenerazione urbana di Andreotti ci fosse scritto che gli fa firmare a tutti i costruttori a cui ha dato le licenze, te faccio adesso, questo ma e questo, sta dandogli i permessi di costruire. Hai visto qui sul Pratone, cioè, adesso, sì, sta sì, 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 sì. Adesso si farà la piana del Pratone, un'altra autizzazione, vai, in cambio sai di cosa? Di nulla. Tutte quelle costruzioni che stanno venendo, e poi finiamo, erano quelle che noi avevamo agganciato convincendole a partecipare col doppio degli oneri di urbanizzazione alla realizzazione delle strade, dei marciapiedi, delle fogne e dell'illuminazione, cosa che di oggi non c'è traccia. Okay.